puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Non importa quanto lentamente tu vada, l'importante è non fermarsi. Confucio disse queste parole 500 anni prima di Cristo. E questo ci fa riflettere perché c'è una grande saggezza nelle sue parole. È perché quando tu credi in qualcosa, tu vai avanti. Quando tu credi in quello che fai, non ti fermi mai. Quando credi davvero a quello che fai, a quello che dici, non smetti mai di farlo e non smetti mai di dirlo. Questa è una cosa importante, perché se crediamo davvero nelle cose che facciamo, se crediamo davvero nelle cose che diciamo, noi continueremo a dirle, continueremo a farle tutto il tempo della nostra vita, tutto il tempo della nostra esistenza, tutte le nostre forze, tutta la nostra esistenza continuerà a lottare, continuerà ad andare avanti, continuerà fino all'ultimo soffio. Perché? Perché ci crediamo davvero. Anche se siamo stanchi, continuiamo a camminare, perché crediamo di poter arrivare là dove stiamo andando. Anche se non siamo creduti, continueremo a dire le stesse cose perché ci crediamo fino in fondo. E continueremo ad andare avanti per quella strada che abbiamo iniziato, anche se siamo stanchi, anche se siamo affaticati, anche se non siamo compresi. E non importa quanto lentamente tu vada, ma l'importante è non fermarsi, perché chi si ferma vuol dire che ha smesso di credere, ha smesso di crederci davvero, ha smesso di avere quella speranza che gli permette di andare avanti. E non deve essere così di noi. Nei proverbi c'è un detto importante che dice: vai pigro alla formica. Quindi non ci fermeremo per pigrizia, non ci fermeremo perché non abbiamo più voglia di spenderci. Vai pigro alla formica e acquista saggezza. Non ci vogliamo fermare perché quello che abbiamo dentro, e lo crediamo davvero, ci permette di andare avanti. Quindi questo proverbio, questa massima così semplice, così breve, può aiutarci a comprendere quanto è importante non fermarci mai nelle cose della vita in cui crediamo davvero. Ed è per questo che non smetteremo mai di dirvi che è importante conoscere, credere nel nostro Signore, credere nella sua misericordia, credere nel suo soccorso, credere che Lui è capace anche di soccorrerci nelle situazioni più incredibili, più impossibili, perché Lui è fedele, Lui è sempre lo stesso. E anche se ve lo diciamo con un filo di voce, ve lo diciamo con tutto il cuore, che il Signore è fedele. Quindi non importa quanto lentamente tu vada avanti nella tua fede, non importa quanto lentamente tu vada avanti nella tua vita, continua a farlo, Dio ti aiuterà. Che il Signore vi benedica. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.